Buongiorno a tutte ragazze e ragazze, rieccomi tornata con voi con un nuovo video. Allora, quest'oggi vorrei mostrarvi il mio home tour. Allora, partiamo subito dall'ingresso. Questo video arriva un po' in ritardo, tra l'altro, però siamo stati un po' presi. Allora, subito qui notiamo la targhettina Welcome in legno, acquistata dal cinese. Poi siamo andati alle Leroy Merlin, vabbè, questo vi parlo di un po' di tempo fa, con questo portaombrelli, molto carino, da 12 euro ce l'avevano scontato a 6 euro perché era un po' scheggiato, però vabbè, non lo vede nessuno. Poi ci spostiamo, c'è il videocitofono, da questa parte abbiamo il portacappotti. Allora, la struttura che vedete è sempre fatta in ferro e in legno, l'abbiamo acquistata da Maison du Monde, molto carina, 39,90 costata. E noi gli abbiamo messo queste due piantine finte. Poi ci spostiamo perché abbiamo una parete lunga. Allora, questo l'abbiamo preso sempre in ferro e in legno. L'abbiamo acquistata da Tiger a 15 euro. Infatti abbiamo fatto un affare perché poi sono completamente andati in esaurimento. L'abbiamo arricchita appunto con una candela presa sempre da Tiger. Le due piantine le abbiamo sempre acquistate da loro. E queste, vabbè, vari accessori che avevamo noi poi in casa. Questa è la parte dell'entrata. Allora, ci spostiamo nella parte appunto principale che inizia dal salotto. Allora, questa è una scarpiera mobile, molto capiente, e l'abbiamo trovata su Amazon a 89,90. La potete comporre a vostro piacimento. Molto carina, se vi trovo poi il link ve lo metto giù nell'info box. Questo l'abbiamo acquistato da un portachiavi, porta insomma svuotatasche, diciamo, da Tiger, 5 euro, molto carino perché è un bel materiale. Poi, questo sempre dal cinese l'abbiamo acquistato, era molto carino, era una cornice appunto sempre fatta in legno dipinto, con le nostre foto, ecco, con la nostra famiglia, le nostre foto principali. E, boh, non so, mi è piaciuto subito. Poi ci spostiamo, entriamo nel salotto. Allora, questa struttura l'abbiamo acquistata da Maison du Monde a 49,90, molto bella, ce ne siamo subito innamorati. Abbiamo poi preso tra l'altro la scritta Welcome, che secondo me è bellissima nei suoi colori. Abbiamo preso la clessidra, io adoro l'oro, ma non so se si è capito, perché segue i miei video. E niente, la candela da Tiger avevamo acquistato e nulla. Questa è la candela di Maison du Monde e questa qua praticamente un portafortuna dei miei suoceri preso a Gaeta. E niente, entriamo subito nel salotto. Allora, ci spostiamo nella parte del salotto. Qui troviamo un portachiavi che aveva acquistato Diego. E niente, ve lo faccio vedere. Questo praticamente sì, è una cucina divisa appunto con il salotto. Adesso vedete un po' di cianfrusaglie. Vabbè, allora qui c'è il monitor e la poltrona presa sempre su Amazon, regalata a San Valentino dell'anno scorso a Diego perché eravamo ancora in lockdown e quindi siccome fa un lavoro d'ufficio ha dovuto per forza posizionarsi in questo modo. E niente, allora vi faccio vedere qui come qui c'è una sedia, non guardate perché purtroppo il tavolo si è dimezzato. Allora, qui c'è tutte le cosine di Diego, gli abbiamo messo appunto una piantina finta, qui la lampada LED acquistata praticamente dalla Lidl a 6,99, che una ragazza mi sembra che mi aveva chiesto su YouTube. Questo l'ha preso praticamente l'anno scorso sul sito di Shein, molto molto bello. Poi abbiamo la parte del televisore, ecco, ci sono io che riprendo in pigiama. Qui c'è il calendario dell'avvento dei cioccolatini da regalare. Qui ho voluto mettere una pianta, adesso non mi ricordo ragazzi come si chiama questa, però va bene. Allora, qui c'è il ricordino di Cinecittà World di quest'estate, dove siamo andati con Diego e i miei genitori quando sono venuti a trovarci. Qui abbiamo praticamente la scritta Home 15,99 presa su AliExpress. Io su AliExpress non prenderò mai più nulla perché ogni volta che io ho acquistato mi hanno sempre fregato, nel senso che comunque, non so, mettevo nel carrello 5-6 articoli, me ne arrivavano 4 e niente, non mi mandavano mai quello che io avevo ordinato, infatti con me ha chiuso come sito. Poi qui abbiamo dovuto inventarci qualcosina, abbiamo messo la nostra ariete, la aspirapolvere, comodissima. E niente, qui vabbè, ci siamo un po' arrangiati, abbiamo messo la stampante e via.
Qui abbiamo la parte del balcone, qui ho voluto mettere la mia pianta, a cui tengo tantissimo. Poi ci spostiamo da questa parte. Allora, questo l'abbiamo preso da Risparmio Casa a 5,99 euro, se ne era innamorato Diego e quindi ho detto va bene. Allora, questi praticamente è un set che avevo trovato su a Milano da me per quanto riguarda sempre per riprendere sempre quello. Le stesse mensoline all'ingresso principale, pagate 10 e 6 euro se non erro. Queste le ho trovate dal cinese. Qui ho messo delle candeline che mi hanno regalato degli amici. Qui ricordini del battesimo di vari figli, ecco, delle mie amiche. Questa l'ho acquistata praticamente da Primark. Anzi, questo è un regalo di mia sorella. Candele a gogo, lampada che a me non piace, a mio avviso, però vabbè, l'aveva scelta Diego. Qui c'è il nostro divano di Mondo Convenienza. Qui ci sono le copertine prese da Casanova. Questa è la parete che praticamente Diego fece costruire. Questa è tutta in sasso, molto bella. Poi questo è il mobile preso sempre da Mondo Convenienza. Questo ha praticamente 6 mesi, questa struttura. Perché praticamente avevamo dello spazio e niente, ci siamo inventati questo mobiletto. Allora, qui ci sono le scorte, qui mettiamo la frutta, qui ci sono i medicinali, queste le ho prese da dove lavoro io al supermercato, che abbiamo anche articoli da casa, e qui abbiamo tutte le merendine, tutti i dolcetti. Qui abbiamo l'aspirapolvere, aspirapolvere mini. Allora, questo l'ha acquistato Diego, l'ha messo anche di là in camera, e dove abbiamo appunto Alexa, e ha messo praticamente tutte le nostre fotine. Allora, qui praticamente abbiamo fatto un set dove abbiamo preso appunto da Maison du Monde la parte dei due bicchieri con il portacqua, un vaso, e su Shein abbiamo preso dei libri finti d'arredo. E qui abbiamo la parte dove abbiamo appunto delle scorte, ecco, di cibo. Questo ho acquistato sempre da Maison du Monde per fare tipo un angolino. Questo era un vaso di una pianta dove appunto ci ho messo la ormai distrutta candela di Zara Home. Questa è super super buona questa candela. Il problema è che profuma di bruciato adesso, non so perché. Oh, vabbè. Questa presa su Shein, non so quante volte ve l'ho detto. Questa sempre presa su Shein, che è un portafoto, ma ancora noi non abbiamo messo nulla. E poi andiamo, praticamente ci spostiamo nella parte del frigorifero, quindi cucina, tenda con un'altra facciata sul bagno, cestinetto. Qui c'è la cucina che praticamente non abbiamo scelto noi perché ce l'avevano lasciata i vecchi proprietari. Questa è recente, Cuisine. L'ho acquistata anche per i miei genitori, infatti ce l'abbiamo entrambe uguale. Questa acquistata sempre da Maison du Monde, molto carina, 19,90, l'acquistai io l'ultima volta. Forse era meglio che accendevo la luce. Allora, porta guantini. Questa struttura l'ha fatta Diego, non so, lui gli piace molto fare queste cose, il legno. La nostra macchinetta del caffè. Questo ce l'avevano dato in omaggio con il nonno Nanni ed è un piattino in ceramica con forma di cuore. Il mio zucchero e niente, questa è 5,99 sempre da Maison du Monde, è un portacapsule e niente, poi qui questo lo acquistai io. Questo è il nostro immancabile come si chiama? Microonde. E poi qui, vabbè, non guardate il casino, abbiamo praticamente tutta la nostra roba con l'acqua. E qui ci sono i due sgabelli. Vi dico la verità, non l'abbiamo mai utilizzati, anche perché comunque abbiamo la parte del tavolo. E quindi si presenta così. Allora, aprendo il bagno, abbiamo subito la parte degli accappatoi. Quello bianco è mio, quello color tortora è di Diego. Abbiamo messo questa piantina che cadeva sul mobiletto. Questa è la parte della doccia in mosaico. Andiamo dentro, vi faccio vedere. Allora, questo è il nostro calorifero. Allora, iniziamo subito. Abbiamo praticamente fatto il bagno tutto piastrellato in rosa. Qui praticamente abbiamo questi, non so perché stanno qui. Allora, iniziamo subito con una mensolina in vetro.
prodotti per capelli, qui ci sono varie mollettine, varie cose. Qui praticamente abbiamo i prodotti per corpo e per capelli e sopra abbiamo tutte le cosine per la lavatrice, la lavastoviglie, insomma, se sì, la lavastoviglie, l'asciugatrice. Questa è nuova, questa è insomma un po' datata, però ce l'avevano lasciata i vecchi proprietari. Noi abbiamo comprato questa, ciao! No, vabbè, sono inguardabile oggi. E quindi niente, abbiamo preso questa della Candy, molto molto comoda. E secondo me è da avere, soprattutto in inverno, perché salva veramente la vita. Poi mettiamoci di qui, io ho candele ovunque. E niente, allora qui praticamente me l'ha fatto Diego ed è una struttura in legno dove io praticamente ho posizionato questa cassettiera dove metto praticamente tutte le mie cose, tutti i pennelli, i trucchi, insomma, con tutte le cosine che mi bisognano durante la giornata, mi occorrono durante la giornata. Poi, grande specchiera, non mi riprendo perché mi sono svegliata da poco, quindi lasciamo anche stare. Questa me la fece sempre Diego, sempre una struttura in legno, giusto perché abbiamo appunto la finestrella piccola. Qui tengo i prodotti per la pulizia del viso e tutto, qui ho i miei trucchi. E qui abbiamo appunto un porta dischetti di cotone con lo struccante. Qui abbiamo, vabbè, quella è la pochettina di Gucci. Qui teniamo tutti i panni, insomma, qui c'è un cestinetto con la candeggina perché io sempre candeggina forever and ever. Allora, qui praticamente entriamo nella camera da letto. La nostra camera da letto è di questo colore, vabbè, ora c'è un po' di casino, però. Allora, diciamo che io i muri così azzurri non li avrei mai fatti. Però vabbè, Diego ha scelto il tutto, quindi diciamo che nella prossima casa sarà tutto bianco, i colori molto tenui, pastello, diciamo. E quindi niente. Allora, vi faccio vedere la cassettiera e praticamente tutto il mobilio preso da Mondo Convenienza. Qui c'è una radiosveglia con sopra il caricabatterie, sempre la mia Yankee Candle. Telefono, cassettiera. Qui ci sono delle AirPods. Allora, qui praticamente, guardate che carina, l'avevo acquistata dal cinese lì a Milano da me. Ancora vabbè, la devo un po' riempire. Qui ci sono praticamente tutti i miei profumi. Questo ancora di Zara, che devo dire la verità non ho ancora usato. Le mini taglie. E poi qui, niente, varie cosine di Diego, gliel'avevo sistemato, ma nulla. Non riesce proprio a tenere le cose in ordine. Qua c'è un po' di tutto, specchiera, stendino che ormai non uso più perché ormai ho la lavatrice, ho la lavasciuga. Queste sono praticamente una struttura dove mettere degli abiti e qui praticamente metto il mio grande bello cuscino marrone, scusate, verde acqua, preso sempre da Tiger. Qui c'è la mia postazione letto, fazzolettini cremina e niente. Questo praticamente, vabbè, dietro poi abbiamo il deumidificatore, insomma, un po' di cose, con una specie di soppalco dove noi praticamente mettiamo le valigie. Volevo tra l'altro specificare che abbiamo messo in vendita la casa perché, allora, è molto bella questa casa, però non ha l'ascensore, quindi per noi è un problema perché un domani che avremo un figlio è un po' difficile. Quindi, ahimè, l'abbiamo dovuta mettere in vendita. Adesso stiamo cercando un'altra casa, però comunque mi faceva piacere condividere con voi questa casetta che praticamente ci ospita da 2 anni. Questa l'ha acquistata Diego 3 anni fa e quindi niente, rimane comunque un nostro ricordo, ecco. E quindi fa piacere conservarla appunto su YouTube e condividerla con voi. In ogni caso il video è finito, vi invito sempre ad iscrivervi alla mia pagina, al mio canale YouTube qui, AnnaCori86, seguitemi sempre su Facebook, Instagram e TikTok dove condivido diverse cose della giornata. Mettete sempre un like di sostegno se il video vi è piaciuto. Io vi mando un grande bacio e al prossimo video. Ciao a tutti!